Il 2022 ha visto un aumento dell'attività del Consiglio Comunale di Faenza. Aumentate le delibere discusse all'interno dell'Assemblea, aumentate le interrogazioni dei consiglieri alla Giunta. 13 volte si è riunito il Consiglio Comunale, 12 volte in forma tradizionale o in modalità mista, consentendo videocollegamenti nei mesi di pandemia. Una volta si è riunito in forma straordinaria per parlare di sanità. La presenza media dei consiglieri ha superato il 90%. 81 le delibere discusse e approvate, la maggior parte provenienti dal settore finanziario e sviluppo economico e dal settore personale, affari legali e istituzionali. 113 le interrogazioni presentate, la maggior parte rivolta all'assessore ai lavori pubblici e bilancio e all'assessore alla sicurezza. È stato un anno proficuo per il Consiglio Comunale. Il Consiglio si è impegnato in 13 sedute, di cui 12 sono state sedute ordinarie, una seduta tematica sulla sanità a Faenza. Un anno che ha visto il Consiglio impegnarsi con una partecipazione, una condivisione sia della maggioranza ma anche dell'opposizione sulle sfide alle quali il Consiglio ma il Comune è stato chiamato. In particolare, come tutti i cittadini, il tema del caro energia, che ha dei riflessi ovviamente anche sul bilancio del Comune, e la capacità di essere pronti a rispondere alle sfide e ai bandi lanciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, per permettere al Comune di candidare i diversi progetti. È stato anche un aumento delle interrogazioni, quindi un aumento anche dei lavori. Sì, le interrogazioni si dimostrano uno strumento molto utile e molto apprezzato da parte dei consiglieri comunali. C'è un aumento rispetto al numero di interrogazioni presentate dall'anno precedente, e questo è evidenza comunque di un forte interesse da parte di tutti i consiglieri comunali relativamente alla nostra città. Il Consiglio Comunale investe anche semplicemente del Presidente, poi ha partecipato e organizzato diverse iniziative extra consiliari. Sì, il Consiglio Comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale da diversi anni coordinano e organizzano diverse iniziative, in particolare le cerimonie civili del nostro Comune, tra cui l'anniversario della Liberazione, 25 aprile, 4 novembre, il giorno del ricordo, la Liberazione di Faenza e il giorno della memoria. In particolare il giorno della memoria, fin dall'istituzione negli anni 2000 di questa giornata, ha visto il Comune di Faenza impegnato nel coinvolgimento degli studenti con tante iniziative rivolte a loro ma anche rivolte alla cittadinanza.